Cosa rappresenta questo parco per la città e soprattutto cosa si farà qui? Rappresenta il primo parco urbano nella città, che entra in rete con i parchi rionali che abbiamo realizzato in tutti quanti questi anni. E si farà, soprattutto speriamo che sarà il punto di ritrovo di frequentatori, di cittadini, ma soprattutto di coloro i quali intendano anche coltivare l'hobby della produzione. Infatti qui è dedicata una parte alla parte hobbistica nella produzione di sostanze arboree, di produzione floreale, e soprattutto si farà cultura. Come voi vedete dietro c'è la parte storica, che è la torre di Belo Luogo, l'esempio appunto concreto nella nostra città delle risultanze medievali. Quindi su questo riteniamo che come amministrazione comunale, dopo aver raggiunto il top della valorizzazione della parte barocca della nostra città, incomincia questa nuova missione. E la nuova missione si chiama valorizzazione della parte medievale. Parte da Belo Luogo e parte soprattutto dalle vestigia di Maria Tengen. I lavori per quanto riguarda la torre quando verranno ultimati? Reputo che subito dopo l'estate si potrà dare luogo al completamento appunto della torre, quindi della parte storica, che già è a buon punto, e quindi su questo quindi dare luogo ad un percorso soprattutto storico, culturale, di rilevanza, soprattutto di largo respiro per quanto riguarda l'utilizzazione da parte dei cittadini. Quante risorse sono state impegnate? Sono state impegnate circa 3 milioni di euro rispetto, che poi provengono da più fonti di finanziamento che sono state fatte convergere riguardo appunto a questo sito, che per noi è un sito importante. Il parco di Belo Luogo è costituito da 4 lotti. Oggi abbiamo inaugurato il primo lotto, poi ci sarà il secondo lotto che è proprio di pertinenza della torre di Belo Luogo e poi c'è il secondo e il terzo lotto che arrivano praticamente alla superstrada per Brindisi. All'incirca siamo a livello di 11-12 ettari di terreno che verranno destinati proprio a parco. Parco per tutti. Che Che varietà di verde avete adottato? Allora, nel primo lotto noi abbiamo trovato diversi alberi esistenti, abbiamo trovato dei gruppi di olmi, un esemplare di gelso, di noci, fichi tantissimi, fico d'India, e logicamente sono stati rispettati tutti quanti. Poi abbiamo inserito come verde logicamente sempre piante autoctone, piante nostre, mediterranee, salentine, tipo l'olivo, tipo il carrubo. E poi abbiamo anche inserito qualche elemento un pochettino diverso di specie esotiche o esotiche naturalizzate, piante che ormai vanno bene nel nostro contesto, quindi molti melograni, per esempio, melie, melia zederach, falsi pepi, eccetera. Però, ripeto, abbiamo sempre dato la dominanza alle piante mediterranee.